Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati, eccoci a un nuovo appuntamento con Pillole di Benessere. Io sono Monica Celegato, naturalmente. Prima di presentare la nostra ospite, vi ricordo il sito dove poter riascoltare le nostre puntate, che è www.benessereinradio.it. Oggi parliamo di un argomento veramente affascinantissimo, che è il Feng Shui. Lo facciamo insieme a Mondo Feng Shui e soprattutto al consulente professionale di Feng Shui, che è Andrea. Ben trovata, Andrea. Buongiorno Monica. Tutto bene intanto? Sì, tutto bene, grazie. Perfetto. Le vacanze sono state stupende, come presumo, spero, per sì, tutti gli ascoltatori. Eh sì, immagino proprio di sì. Le vacanze, voglio dire, sono una cosa che piace sempre, no? Se ne ha bisogno e si fanno un sacco volentieri, Andrea, in effetti. Allora, come promesso, noi siamo qui per cercare di capire insieme a te un po' di più di questo sistema, che è appunto quest'arte orientale, questo Feng Shui, grazie anche a Mondo Feng Shui, che ci ha messo a disposizione te appunto per capire di che cosa si tratta. Allora, abbiamo spiegato un po' a grandi linee che cos'è il Feng Shui, però giustamente, insomma, adesso dovremo cercare di capire un po' più da vicino come funziona, no? Insomma, io credo che non molti abbiano le idee chiare su questa cosa, e magari molti si spaventano anche, no? Perché dicono, cioè, arrivate e che cosa fate, voglio dire. Sì, infatti ci vengono spesso proprio poste queste domande quando magari uno anche è interessato a una consulenza, oppure vorrebbe vivere in una casa secondo Feng Shui, però hanno paura magari dell'invasione del loro spazio, oppure certo, che dovranno apportare dei grossi cambiamenti alla loro casa. Non è così, ecco. Cioè, noi diciamo, il Feng Shui dà dei suggerimenti che sono non necessariamente accompagnati da grossi cambiamenti oppure investimenti. E in una consulenza comunque sempre anche noi consideriamo sempre anche il desiderio del cliente. Certo. Se un cliente è sempre padrone della sua casa, noi non andiamo mai a dire devi assolutamente arredare la casa in questo modo. Diamo dei suggerimenti di arredamenti, di colori, eccetera, dove poi dopo, secondo il suo gusto, il cliente sceglie che cosa gli piace. Certo, quindi non è detto, insomma, che uno deve cambiare completamente l'arredamento, deve rivoluzionare la casa, Andrea. No, assolutamente no, fortunatamente ecco, non è così. Ecco, sì, no, è anche giusto dirlo, perché tante volte magari non conoscendo le cose ci si può fare giustamente un'idea sbagliata, no? E quindi Andrea, quando si chiama un consulente professionale, come nel caso vostro di Feng Shui, una persona contatta Mondo Feng Shui, e che cosa succede quando, da dove si comincia per fare una consulenza? Diciamo, noi di mondofengshui.com iniziamo con un sopralluogo. Abbiamo principalmente tre punti da considerare in un'analisi, che sono quelli più importanti. Il primo sarebbe il studio dell'ambiente esterno e cosa si trova intorno alla casa. Qui, diciamo, in questa analisi, come abbiamo detto, è necessario il sopralluogo, l'abbiamo detto anche nell'ultima puntata, ed è importante per vedere cosa si trova intorno alla casa, come sono disposte le strade, gli edifici, la natura, se ci sono dei parchi oppure se ci sono le montagne e tante altre cose. E poi come queste ci, diciamo, sono disposti intorno alla casa, e di conseguenza come la influenzano e come influenzano gli abitanti che ci vivono. Ah, quindi si parte proprio dall'esterno, quindi un'analisi di quello che può essere quello che c'è intorno, diciamo, no? Sì, ecco, diciamo, si studia come fluisce il ci e come tutto quello che è intorno alla casa permette questo fluire e apportare, diciamo, i benefici che apporta poi alla casa e agli abitanti. Assolutamente. Poi dall'esterno passiamo al secondo punto, che sarebbe poi l'analisi dell'interno. E da lì? Qui sulla base delle misure prese, abbiamo detto anche l'altra volta con il Luopan, che sarebbe la bussola magnetica utilizzata nel Feng Shui,
prendiamo le misure e sappiamo esattamente quali settori dove si trovano. Possiamo capire quali settori sono quelli positivi oppure quali sono quelli da curare e come, secondo come vengono utilizzati, poi studiamo con attenzione. Bisogna, diciamo, però stare molto attenti, perché senza queste misurazioni precise non si può dire dove si trovano le varie energie. Certo, quindi, ecco, quindi la prima cosa da fare è prendere queste misure con questa sorta di bussola, quindi Andrea. Di bussola magnetica, certo. Sì. L'Uopan, che poi a parte, diciamo, non ci dà solamente informazioni per quello che riguarda le direzioni della casa, ma ci dà anche tante altre informazioni. Mm-hmm. Quindi, diciamo, quando per esempio gli ascoltatori sentono che a nord si trova la carriera oppure a sud abbiamo sempre il settore dell'amore, magari è importante sapere che non è così, perché magari in una casa possiamo avere a nord sì la carriera, però magari posso avere in un'altra casa il settore del della carriera, del benessere, magari anche finanziario, lo possa avere benissimo a sud o a sud-ovest. Ah, diciamo, ecco, quindi ogni casa, diciamo che quindi ogni casa è a sé, bisogna sì. vedere tanti fattori, suppongo, no? Sì, sì. Ecco. E in più addirittura possiamo aggiungere anche l'anno di nascita, l'anno di costruzione della casa, che poi combinato con queste direzioni possiamo ottenere una specie di carta astrologica della casa, che poi ci dice non soltanto quali settori abbiamo e dove sono, ma anche le loro influenze energetiche nel tempo. Per esempio, posso venire a sapere io durante l'anno come mi influencerà la casa. Ah, questo è fantastico. Questo è fantastico, sì. Cioè sono delle cose veramente che alla quale noi non siamo abituati, perché giustamente gli orientali sono avanti 8000 anni luce rispetto a noi in queste cose qua, però in effetti sono delle cose disarmanti, soprattutto quando poi ti rendi conto che sono vere, no? E, sì, ecco, e quindi si può fare anche questa carta astrologica e poi suppongo anche magari compararla con quella degli abitanti di questa casa, sì, no Andrea? Assolutamente, qui diciamo è la parte terza dove si considera la persona, che qui si, diciamo, abbiamo parlato della personalizzazione, dove non si considera soltanto la casa ma si considera anche ogni abitante. Certo. Posso andare magari a vedere come la singola stanza, come influenza chi ci vive. Certo, però aspetta un attimo, prima di passare, allora abbiamo visto che le tre fasi sono queste, no? Quindi l'esterno, l'interno e poi le persone. Ecco, sì. Poi magari in un'altra puntata tratteremo le persone, perché credo che anche lì ci sarà da capire molto. Però solitamente in una stanza, voglio dire, Andrea, poi giustamente ogni casa, come abbiamo detto, è a sé, quindi non è che ci sono delle formule standard da usare per tutte le case, perché giustamente ogni casa è un'entità a sé, e come sono entità a sé le persone che ci abitano, quindi ci sono un sacco di fattori che subentrano. Però solitamente quali sono le operazioni che si andranno a fare per sistemare le energie di una stanza? Cioè dico, si spostano i solitamente, cioè, giusto per fare magari un esempio che può essere comprensibile, ecco. Sì, diciamo, prima di tutto si sempre si considerano le direzioni personali delle persone, degli abitanti. Si studia come la casa, per esempio la porta d'entrata o le varie stanze, come influenzano chi ci vive. Poi di conseguenza ogni persona ha le sue direzioni, cerchiamo in un'analisi, se possibile, indirizzarli, usufruire di queste direzioni il meglio, il più spesso possibile, che poi apportano dei benefici. E a volte sì, è necessario spostare apportare a qualche accorgimento per quello che riguarda nell'arredamento. Certo. Magari il letto girare verso le direzioni migliori delle persone, oppure la scrivania del lavoro. Certo. Però di solito non sono dei stravolgimenti molto grossi, anche perché spesso le persone comunque hanno già la loro sensibilità, alcuni hanno già, specialmente quelli che si rivolgono a noi,
già sanno qualcosa, magari hanno già un attimino utilizzato un minimo di queste tecniche, certo. Beh, però sì, insomma, oppure piccoli consigli che comunque si trovano anche sui nostri blog, sui siti, comunque di solito già hanno un attimino apportato piccole modifiche. Sì, certo. Però può essere, diciamo, anche richiesto, come spesso volentieri succede, uno acquista una casa e la vuole arredare completamente da capo. Prima di arredarla chiede la disposizione, certo, e fa fare l'analisi, appunto, del che forse del sarebbe luogo. La cosa migliore farlo prima di arredare, giustamente, però magari uno si trova già all'interno della casa da anni quando viene a conoscenza del Feng Shui, quindi non può farlo. Però io credo che alla fine spostare un paio di mobili, per il beneficio che dà, insomma, uno se li sposta, sì, anche volentieri, voglio dire. Sicuramente, ecco, sicuramente. In però effetti, infatti quello, non c'è bisogno che l'ascoltatore si spaventano, perché esatto. Comunque teniamo sempre in mente quello che giustamente anche la persona che ci vive, che cosa certo, per non stravolgere completamente la loro vita. Ovvio. Beh, era giusto, insomma, credo che abbiamo chiarito ampliamente questa cosa, anche perché giustamente chi magari pensava che per avere una consulenza Feng Shui bisognasse proprio stravolgere tutto quanto, quantomeno adesso sa che non è così. Io purtroppo ho finito il tempo, però Andrea, io sarei veramente felicissima di ritornare su questo argomento, parlando magari poi proprio delle persone, di come si va ad agire sulle persone grazie appunto a questo metodo. Grazie Andrea. Allora, io ricordo il sito, che è mondofengshui.com, e lì troverete naturalmente tutti i contatti, indirizzi, suggerimenti e quant'altro per arrivare direttamente anche ad Andrea, che è, ricordiamo, consulente professionale Feng Shui. Grazie Andrea, quindi ti aspettiamo molto presto. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere in un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.